Ciao a tutti! Come vi avevo promesso negli ultimi video, oggi farò l'opening del Tesoro dei Draghi. Prima di iniziare però vorrei scusarmi se l'immagine è un po' gialla, ma visto che questa settimana non ho veramente tempo di fare il video di mattina, lo sto registrando di sera con le luci del lampadario di sopra. Quindi direi di cominciare subito. Guarda, non voglio spaccare fuori. Ah, beh. Faccio vedere un attimo come sono. Intanto pensavo fosse una scatola, invece è praticamente un pezzo di plastica con giusto una copertina di carta plastificata. Molto semplice. Qua c'è scritto: contiene le incredibili carte del tesoro di Draghi. Tre esclusivissime buste di espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon da 5 carte. Delle 9 carte Drago Allenatore, tutte olografiche. Una carta Drago aggiuntiva tra 5 disponibili. Una carta codice per sbloccare altri tesori online. Dietro c'è tutta la presentazione che non vi sto a leggere. Ok. Allora, buttiamo là. Allora, vediamo. È sigillato o si può aprire senza bestemmiare in tre lingue? No, è sigillato. No, beh, più o meno. Addio. Dai! Che palle! Ma fare una confezione semplice, no? No, perché non è tutta sigillata, è sigillata a blocchi. Yeah! Dai! Ultimo! Yeah! Allora, mettiamo con le buste. Ok, sono riuscito a non rovinarle. Allora, questa è la carta codice, un attimo. Sì. È un codice come tutti gli altri, solo che dietro c'è Tesoro dei Draghi con questo bel effetto trama nero. Boh, vabbè. È una trama nera, boh, vabbè, dai. Ecco qua. Ah, io ho scelto il pacco con Latias promo, diciamo. È promo? No, non è promo, vabbè. Però con Latias, con appunto l'olografica semplice e la scritta qua Tesoro dei Draghi. E direi di lasciarla qui. Adesso vediamo in queste tre buste cosa trovo. Partiamo. Andiamo in ordine. Andiamo in ordine per Pokédex. Tutte le carte all'interno sono tutte della stessa rarità e in tutte versione rara olografica, con olografica a strisce, per questo ho detto olografica piatta semplice. Perché appunto questa vedete come le altre olografiche sono a righe. Allora, Drattini, Axew, Dragonair, Salamence e condividi esperienza. Questa è una delle tre carte strumento ci sono, e come vedete, questa è. E ce ne sono due appunto che sono state ristampate, una è questa, una non mi ricordo, e un'altra è il First Ticket che è l'unica esclusiva oltre a tutti i Pokémon. Volevo un attimo vedere l'abilità di Salamence. Un solo volo due volte durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi far scartare al tuo avversario le carte che hai in mano, finché non gliene restano 4. Simpatico. Ok, andiamo avanti, sì, vorrei. Sto cercando di fare il video un po' in fretta possibile, perché insomma, di sera non ho tanta voglia di fare. Oh, guardate cosa ho trovato, di fare video, però non ho alternative questa volta. Ho beccato la carta privilegio. Perché non sapesse cosa fa questa carta, ve la spiego riassunta, non vi sto a leggere tutto. Praticamente, se vi capita nella mano iniziale, proprio nella primissima mano, ancora prima di iniziare il gioco, la potete giocare subito e vi dà diritto a riniziare voi la partita, senza dover fare il lancio della moneta. Se la gioca anche l'avversario, si lancia la moneta come al solito. In giapponese, nella versione giapponese, sarebbe da fare carta sasso forbice. Nella versione americana e quindi anche quella italiana hanno tagliato sto discorso e hanno rimesso la moneta. Che culo, gente! Non c'è rarità, però questa è la carta segreta, la numero 21 di 20. Magari è una merda come carta, non lo so, però sono contento di averla. Superamo. Ah, ecco qual era l'altra. Dragonair. Aspetta, è un altro? Ah no. Perché so che di Drattini e di Dragonair ce ne sono due. Bene, trovate tutte e due. Neanche uno doppio. E
e vai che ce le ho tutte e due, Lattes, diciamo promo, Lattes col simbolo e Lattes normale, e vai. No, perché non so se l'ho già detto in qualche altro video, forse sì, ma Lattes è praticamente il mio Pokémon preferito. Ma sei contento? Boh, continuiamo, concludiamo con Rayquaza. Chissà che non ci sia Rayquaza dentro. Solo per avere Rayquaza che sarebbe shiny. Allora, Axio, per un secondo perché... Eccolo qua, anche di Axio ho trovato l'altra versione. Shelgon. Fraxur. Oh, è un'altra carta privilegio, buono. E dai, anche Latios. Bellissimo. Bellissimi. Tutti e due. Anche perché questi due lavorano insieme. E tutti e due hanno un attacco che se c'è l'altro fanno in più. Tipo, Cielocura se c'è anche Latios. Latias è sicura di 20. E invece Cielolama se c'è Latias, Latios fa 20 danni in più. Troppo contento. E neanche una doppia. Se non fosse per la carta privilegio, ma mi va benissimo averla doppia questa qua. Quindi praticamente su 15 carte. Ne ho trovate 14 diverse. Buono. Buono. 14 su 21, buono. Anche perché ho trovato appunto... Dov'è? Ho trovato anche la 21esima. E sono troppo contento. Sono veramente contento. Sì, perché appunto col fatto che non c'è rarità, hai la stessa probabilità di trovare tutte. Potevo, che ne so, anche trovare tutti i leggendari. Però appunto c'era il rischio che trovassi copie, doppie di qualsiasi. Magari dei... Tipo di Axie, Udratini fanno anche comodo avere il doppio se dopo mi voglio montare le evoluzioni. Però intanto almeno una per tipo. Oh, sono contentissimo. No, sul serio. No, non lo sono notato perché la gente è sera. Cioè, vi dico, sto registrando il video a mezzanotte e un quarto, eh. Allora. È mezzanotte e 19. E questo è regolato perché l'ho regolato neanche una settimana fa. Quindi, dopo, guarda, 6 ore di lavoro sono anche un po' stanco. Bello, no, sono contento. Poi anche due carte privilegio. Certo, sono carte che praticamente buttate in un mazzo, se non ti capitano nella prima mano, sono inutili, perché non fanno altro. Però, insomma, sono contento. Poi tutte diverse, appunto, due Axio, due Dragonair. Latios, Latias, il Kyurem. Che poi, appunto, solo una cosa sul Kyurem per chi non lo sapesse, solo una versione americana, quindi poi italiana e le altre, c'è. Perché nella versione giapponese questa carta non c'è perché era stata distribuita come promo su un altro evento, mi pare, sulla rivista dove pubblicano tutte queste robe. Quindi, visto che c'era, appunto, questa carta, quindi Drago, nella versione americana che è uscita un bel po' di tempo dopo, perché questa in Giappone è uscita a febbraio, quindi appunto sono passati un bel po' di mesi, hanno deciso di inserirla come carta segreta, anche se comunque dovrebbe avere la stessa rarità delle altre. Boh. Magari questa l'hanno fatta un po' più rara proprio perché è la fuori serie. Le altre appunto hanno tutte la stessa rarità. Tanto che appunto so che non si vedrà un cazzo, perché è così, infatti non si vede una sega. Questo per esempio è Fraxur, per fare capire qual è. No, beh, si vede che comunque c'è solo l'icona, che è un drago, e il numero, che è la 15 di 20. Beh, si nota che non c'è una rarità. Ecco, e a dire la verità, mi stavo anche dimenticando di una cosa, che dopo tutto ho trovato anche i soldi per prendermi anche due bustine nero e bianco. Erano le uniche che gli erano rimaste a Pandora, al negozio che vado sempre, e visto che appunto mi avanzavano soldi, perché ho venduto un paio di carte, ecco come ho trovato i soldi. Allora, queste... No, lasciamo stare. Shh, segreto. Ok, dai, andiamo avanti. Sì, gente, a quest'ora vi ripeto, non sono tanto lucido, non mi capisco neanche più io a quest'ora.
Mai, non le volevo sbregare di brutto, ste buste, che non ne ho di nero e bianco. Ah, è vero, qua non c'erano ancora i codici. No, le hanno rimesse solo nella ristampa americana, forse. Oppure queste gli sono veramente rimaste da una vita e non ce l'ha. Vabbè, 1, 2, 3, rara reverse e via. Beh, intanto ho trovato una psico nuova che mi mancava. E mi va bene. Poi Solosis, Blitzel, Snivy, preferivo Oshawott, Timbur, comunicazione Pokémon, Klang e Dewott. Ecco, ho chiamato Oshawott, mi è arrivata l'evoluzione. Poi reverse, Pidove e la rara Darmanitan, che potrebbe essere comodo. Ok, poi seconda busta. Niente, questa viene male, eh. No, dai, non ti disintegri. Sì, ti disintegri perché ti sento che ti stai disintegrando. Qua, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, yeah! Allora, 1, 2, 3, rara e reverse, su, allora, Ducklet, Klink, Pidove, Scraggy, Pansear, Super Recupero, oh mi mancava, cos'è che fa sta roba? Lancia la moneta, se esce testa riprendi in mano uno dei tuoi Pokémon, le due carte adesso assegnate, interessante. Subat, che mi mancava, mai neanche uno, non ho neanche uno di Subat, non so quante volte sia stato ristampato, ma non è neanche, cioè ristampato, non so quanti Subat siano usciti fino adesso, ma non ne ho neanche uno. E Pokéball, anche questa mi mancava, anche se non mi serve un cazzo, anche questa mi mancava. No, perché lancia una moneta, se hai culo trova un Pokémon. Capito che posso cercare un Pokémon qualsiasi, ma io con lancia di moneta non vado d'accordo. Reverse, Lipard, che mi mancava. Scambia il Pokémon difensore con uno dei Pokémon in panchina dell'avversario. Se questo ha energia e oscurità assegnate, infligge 30 danni in più. Ah, perché ha un'oscurità, ma non richiede energia e oscurità. All'attacco, che se ce l'ha, fa 30 danni in più. Buono. Raro. Oh, Zoroark, bello. Avevo la versione del blister, ma adesso ho anche la versione ufficiale, diciamo. Con l'olografica a righe. Bello, bello, sono contento, sono contento. Ok. Diciamo che questo video è comunque durato più di quanto pensassi, ma del resto, non connettendo bene, ho tirato avanti discorsi inutili. Quindi direi di chiudere il video più veloce. No, cercavo di parlare veloce, ma niente, sono proprio fulminato a questo. Direi di chiudere il più velocemente possibile questo video, mostrandovi la mia carta preferita. E cos'altro dirvi? Beh, da una parte avrei intenzione di prenderne altri. Dipende da quando decidono di pagarmi, quegli stronzi dal ministero. Tirate fuori i soldi, ladri di merda! Cioè, per chi mi conosce, per chi è nelle mie condizioni, sa cosa voglio dire. Lasciamo stare. Quindi, sì, non ho altro da dirvi. Appunto, ho intenzione di prendere altri tesori tesori dei draghi. Non so quando riuscirò a prendere, dipende da quando decidono di darmi i soldi. Altro, appunto, ripeto, il box lo prenderò a Natale. Per un attimo c'era stato il rischio che lo rimandassi addirittura per altre spese, però adesso mi organizzo perché comunque rimandare, cioè già rimando di un mese, se rimando di troppo rischio di prendermi il box quando sta per uscire il box successivo. Quindi conto sul serio di comprarlo per Natale. Altro no. Beh, pacchi particolari, tin o altro, non conto di prenderli. Esclusi appunto tesori di draghi. Buste, come appunto in questo caso, è stato qualcosa di preso a random. Erano proprio le ultime due che gli restavano, per questo le ho prese, perché se ne avessi avuto un pacco da 5 o 6 neanche le prendevo. Per questa volta. Cos'altro dirvi? Niente. Appunto. Boh.
Boh, niente, ormai, basta. Sono partito. Dai, chiudo, dai, dopo un quarto d'ora di video semi inutile, chiudo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.